Wow, grazie Davide, non dovevi, grazie, grazie infinito. Tastiera Oxygen 61, ne abbiamo già viste altre nei video, viene riconosciuta come Outnow Device, quindi si spera che sia solo un problema del segnale di meno di più della porta USB. Andiamo a vedere. Viti. Over 1 month later. Non mi ricordo mai come si apre. Abbiamo la schedina con la porta USB e bisognerà togliere la schedina, questa qui. E sperare che sia visibile il problema. C'è qualcosina su quell'integrato, ma non penso che sia nulla di preoccupante. Allora, la cosa inquietante è che non sembra rotta la porta. C'è un filtro qua attaccato di traverso. Non sembra rotta. Sono a posto, i contatti di meno di plus sembrano a posto. Ma sembra esserci dell'ossidazione, non so come sia possibile visto che questa parte è estremamente all'interno di una testiera. Qua c'è un pezzo di un cuscino erboso di un bonsai. Vabbè, allora
Sappiamo, questa bobina l'abbiamo già vista, era bobina, un filtro di alimentazione e forse questa era per i dati, che è molto strada storta. Proviamo a collegarla al PC separata, giusto per vedere se sono falsi i contatti del connettore. No, sempre sconosciuto, dispositivo USB non riconosciuto. Quindi possiamo lavorare sulla singola schedina e verificare. Allora, andiamo a controllare quindi tutti i contatti da qua a qua, casomai fossero spezzati sotto o dietro il connettore nella parte nascosta. Anzi, forse qua, se non ricordo male, questa parte qua si può togliere. Sì. Più ora sì, infatti una clip per rimuoverla. Possiamo controllare direttamente le connessioni. Ok, l'occhio e croce è quindi la posteriore sinistra, questa qua, e lì. Visto? Voilà, vedete, è staccata. Fisicamente staccata. Meglio così, meglio questo che problemi elettronici. Almeno si risolve subito. Sto pensando se spingere in basso questa e guadagnare quel millimetro necessario alla saldatura. Anche l'altra è rotta, quindi spingerli tutti e due giù. Nella speranza che sul positivo non succeda la stessa cosa, perché se no poi finirà. Però alla veloce potrei far così, per non sostituire l'intera porta. Farei così. Quindi, ad ammorbidire le saldature, queste due qua. Uno dei due pinci dovrebbe staccarsi. Ok, uno delle due dovrebbe staccarsi, non mi ricordo più quale, questa magari. No, questa. E l'altra quest'ora è già saldata, quindi come risolto. Ok, anche questa è rotta. Ah, si muove troppo. O no? No. Ad aprire il foro di questa. Spingiamo indietro questo. E la spingiamo giù. Ok.
qua si vede la testa, perfetto. L'altra. Potremmo quasi farglielo anche l'altra. Vediamo se non si toccano, ma non penso. Sono vicine, eh. Dovremmo mettere una schermatura magari in mezzo. Ma sono molto vicine, vedete? Questa e questa. Ecco. Sarebbe stato più logico. Ritiriamolo su. Ed eccoci qua, l'isolante è stato messo, eh? Andiamo a riabbassare questo, perfetto, qua abbiamo la testa, va benissimo. Andiamo a togliere. Questo è più complicato. Allora, da scaldare e spingere. È uscito un po', che dovrebbe già bastare. Oh, vedete? È più fuori, vedete? E voilà, andiamo a risaldare. Un bel po'. Così va anche dall'altra parte. Un bel po'. Bisturi che ho affilato con la mia super mola a disco fisso. Andiamo a collegare al PC e vediamo se è a posto. Sarebbe l'ora di drizzare questo, ma non tocchiamo cose che... Il prossimo giro bisognerà naturalmente sostituire la porta, far correre un po' di stagno dall'altro lato, voilà, farlo fluire un po', così, eccoli, vedete, è arrivato da questo lato. Eccola qua, Oxygen 61. Oxygen, Oxygen. Nice. 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 Diciamo che gli do anche una soffiatina. Soffiata un po' fuori, ma... Sotto, visto che c'è il mondo. Perfetto. Poi, bisogna passare i cavi qua di lato per evitare che vengano pinzati dalla vite.
come avevamo già visto. Andiamola a collegare e vediamo se suona. Lo so che non me l'hanno chiesto, ma fa proprio dispiacere. Ed ecco la ripulita, eh? La pulizia la offro io.